Non sai cosa fare, dicono che sei a Barcellona e ancora non torni. Oggi digiuni e ancora non torni. Alcuni capelli sono diventati trasparenti, ma sei come prima, quello di prima. Con due dita in gola tornavi sereno, vincevi Sanremo. Dicevi cosa saremo, non siamo niente. Siamo diventati quasi normali, mi sveglio all'alba, non guardo le serie. Qui dove vivo non c'è rete, non c'è gente, neanche più i vecchi che giocano a carte. Qualcuno ogni tanto mi dice che hai smesso, ma non si sa dove sei, fuori dagli algoritmi. Forse quando passi non funzionano neanche le fotocellule, non si aprono le porte. Ma cosa c'era dentro di te, il male, il bene? Qualcosa che sopravvive, non si arrende. Dicono che il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono celle più ampie, più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. L'ultima volta, come una colpa, mi hai detto: alla fine sei stato l'unico che ha continuato a suonare. Prima eri tu che servivi da bere, sei l'unico che ha continuato a suonare. E adesso è anche smesso di bere. Io ti ho detto che bello che è stato perderti, vederti sparire. Sei rimasto a 20 anni, arriveremo a 50 con ragazze che vogliono figli, che vogliono figlie, che ci vorrebbero normali. Ma siamo animali senza istinto, quindi ancora peggiori. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Chissà se adesso invecchiando anche tu hai iniziato a interessarti di beni immortali, dei nomi degli alberi, delle divinità locali e delle ventenni. No, non puoi immaginarti, la musica adesso è un'altra cosa, tutti cercano di sponsorizzarti, musica è alta moda. Suoni all'arena, in una palestra, in una parrocchia o sulla luna. Tutte celebrità, suoni o fai pubblicità, suoni e fai pubblicità. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Mi raccomando, se puoi scegliere, meglio una casa di reclusione che una casa circondariale. Chiedi se c'è posto a bollate, ci sono più attività da fare. Fai chiamare da tuo padre, che fa chiamare da tua madre. Ho imparato delle cose che ti potrebbero servire. Ci sono questi precetti che seguo negli ultimi mesi. Cammino nei boschi, se mi vedi non mi riconosci. Ti ho già detto che mi sveglio all'alba e dormo. Dormo benissimo adesso. Nel monastero buddista c'erano molti monaci e monache della nostra età. Addirittura dei monaci ex-punk. Tu gli diresti: giù le mani dalla mia anima, anime salvatrici. Non diventeremo perfetti mai, non illumineremo nessuno. Pieni di difetti, niente di cui vergognarsi. Anzi, li facciamo vedere meglio salendo sui palchi, sotto le luci, a gridare: guardami, guardami, sono così. La casa dove stavamo è diventata famosa, la zona è migliorata, adesso vale una fortuna. Anche questa piccola città è diventata fascista, ma passerà, questa ondata di merda passerà. Passerò ore in verticale sulla testa a meditare, a lasciarmi respirare. Tua madre ti voleva curare con oli essenziali, segni zodiacali, ti voleva guarire. Chissà che effetto fa essere normali. La tua chitarra nera dov'è finita? Te la sei venduta come il mio basso su eBay, finito su un'isola greca. Sognavo che facevo il mio vecchio lavoro quando tornavo, quello di quando avevo 18 anni e c'erano ancora tutti, tutti a pezzi e senza figli, sorridenti. Chissà cosa disegni, se ancora disegni. Ho saputo quello che è successo, me l'hanno detto. Se eri fortunato finivi a bollate, non a Ferrara nella casa circondariale. Lì era una casa di reclusione, c'erano docce più calde, più attività da seguire, era più facile da sopportare. L'hanno detto a tuo padre, che l'ha detto a tua madre, così non doveva finire. Chissà se hai avuto un'ultimissima notte d'amore. Ci vediamo nella prossima vita. Mi ricomincerei a salutare, ti ricomincerò a salutare. Siamo sempre stati pieni d'amore, pieni da scoppiare.